Niente, dopo una giornata di, diciamo, di confronto, vi ricordate, avevamo detto ieri che una rosa di autocandidati alla presidenza del Senato e della Camera, nel caso del Senato erano in 7, questi 7 candidati si sono presentati, si sono prestati alle domande degli altri 54 senatori, e alla fine si è proceduto al voto, un voto palese per alzata di mano, semplicissimo, al quale è seguito un ballottaggio tra i primi 2 più votati, a seguito di un ulteriore approfondimento con domande per cercare di capire come meglio avrebbe potuto svolgere eventualmente in caso di elezione quel candidato il ruolo di Presidente del Senato e idem per la Camera. Alla fine di questa procedura si è fatto una votazione palese per alzata di mano ed è stato scelto il candidato Luis Alberto Orellana. Luis Alberto Orellana di Pavia, eletto al Senato nella circoscrizione Lombardia. Domani noi del Movimento 5 Stelle voteremo come nostro candidato Luis Alberto Orellana. Basta, non ci sono altre considerazioni su questo. Per la Camera la situazione si è svolta, il pomeriggio si è svolto in maniera più o meno analogo. I nostri candidati alla Camera erano una rosa di 9 nomi, erano stati proposti dai gruppi locali e regionali ieri e abbiamo voluto staccare il momento della presentazione dal momento della votazione, della gradivole della votazione, proprio per dare tempo al gruppo di riguardarsi i curricula delle persone, riguardarsi le loro storie di attivismo, le loro competenze e fare appunto la scelta ponderata. E oggi, quando ci siamo visti, si sono ripresentati, sono stati efficacemente gratificolati dai colleghi del gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati del 5 Stelle, hanno una fase prima di autopresentazione e poi di fuoco incrociato di domande. E alla fine abbiamo proceduto con un doppio turno di votazioni, anche noi sempre ad alzata di mano, sempre voto palese, e primo turno sono emersi 2 nomi, al secondo turno è emerso e ha praticamente visto dai suoi colleghi assegnato il ruolo di candidato presidente per il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Roberto Fico, eletto per la Camera dei Deputati in Campania e attivista storico del Movimento 5 Stelle. Ecco, questo era un po' quello che è successo oggi. Giusto per cronaca, il Partito Democratico oggi aveva chiesto di incontrarci nuovamente. Per motivi tecnici non è stato possibile far coincidere gli orari, in quanto loro sono ancora in riunione, anche in serata saranno in riunione, per cui non riuscivamo stasera a coordinare i due portavoce, però una cosa importante da dire è che questa volta, così come per tutte le altre volte, ogni volta che verranno richiesti al Movimento 5 Stelle degli incontri con le altre forze politiche, noi chiederemo di farli in diretta streaming, e avevamo ottenuto in questa occasione che il Partito Democratico accettasse questa modalità. Vi sappiate che in futuro, questo è anche un invito alle altre forze politiche, quando ci sarà da discutere o incontrare il Movimento 5 Stelle per un confronto politico, non ci saranno stanze segrete nel quale farlo, sarà fatto tutto alla luce del sole e noi chiederemo sempre la diretta streaming, perché per il massimo coinvolgimento possibile, per la massima trasparenza. Penso che questo possa anche aiutare voi giornalisti a scoprire ancora di più come funziona all'interno quella macchina misteriosa degli incontri dietro le quinte, che poi determinano
le scelte in aula solitamente. Quindi le non saranno dietro le quinte, ma saranno davanti alle telecamere della diretta streaming, e quindi saranno tutti avvisati anche attraverso voi oggi che se ci chiederanno degli incontri istituzionali, noi e qualunque genere di incontro, anzi, noi siamo disposti a incontrare tutti, però ovviamente in piena trasparenza e in modo aperto alle telecamere e alla comunicazione con gli altri. Quello che noi vogliamo fortemente sottolineare oggi è che noi voteremo sia alla Camera che al Senato i nostri candidati. E voteremo solo i nostri candidati. Se per qualunque motivo uno dei nostri candidati, o entrambi, perché non poniamo limiti alla provvidenza, dovesse essere eletto al ruolo di Presidente della Camera o del Senato, i partiti non pensino che noi rinunciamo e che noi non lotteremo con tutte le nostre forze per i ruoli dei questori, perché i questori alla Camera e al Senato governano un budget complessivo annuo di circa 2 miliardi di euro di contributi pubblici, di soldi nostri, di cittadini, e i cittadini ci hanno messo all'interno delle istituzioni essenzialmente per, e non solo, ma essenzialmente come primo scopo per vigilare su come la macchina statale funziona e su come vengono spesi i loro soldi. Quindi noi lotteremo fino alla fine per il posto dei questori, sia alla Camera che al Senato. Ok, se ci sono domande? Sì, tre domande breve ma intense visto l'orario tardo. Bruno Luvera, TG1. Prima domanda, la diretta streaming dei prossimi incontri andrà in onda sul sito della Camera o sulla Cosa? Seconda domanda, è chiaro che la partita delle presidenze di Camera e Senato è propedeutica alla partita del governo. In questi due giorni vi è stato esplicitamente detto c'è la possibilità dell'elezione di un rappresentante del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera o del Senato, ma vogliamo comunque un'apertura vostra nella partita grossa, cioè quella della formazione del governo e delle maggioranze? C'è stato pressing su di voi in questa direzione. Ultima domanda, oggi il settimanale tedesco Der Spiegel ha detto che Beppe Grillo è il pericolo pubblico numero uno in Europa. A livello internazionale una cosa del genere era stata detta solamente nel 2000 quando in Austria andò al governo Jörg Haider. Secondo voi perché lo Spiegel dice questo e come rispondete a chi dalla Germania, tra l'altro lo Spiegel è un settimanale libero o vicino alle posizioni socialdemocratiche, definisce Grillo il pericolo pubblico numero uno dell'Europa. Come rispondete? Grazie. Allora, in merito alla prima domanda, non abbiamo accesso direttamente allo streaming del Senato, nel senso che se ci sarà data la possibilità, quando dovremo fare degli incontri o altro in diretta streaming, di poter accedere ai canali del Senato, della Camera, per farli tramite la TV, sarà anzi uno strumento in più. Noi abbiamo già un nostro canale, utilizziamo questo perché è il nostro canale principale, che è la Cosa. In merito alla seconda domanda, non ci sono state fatte proposte esplicite in tal senso, perché probabilmente anche gli interlocutori, se non dei giornalisti, perché gli interlocutori credo che abbiano abbastanza compreso le nostre posizioni. C'è stato detto, ecco, che avremmo potuto avere, ma senza chiedere nulla in cambio, in tal senso, anche perché niente in cambio sarebbe stato dato, ed era la nostra posizione già in premessa abbastanza chiara. In merito alle considerazioni dello Spiegel, sono loro considerazioni, in merito al fatto che Beppe Grillo sia il pericolo pubblico numero uno. Non mi pare di vedere Beppe Grillo qui. Qui vediamo Vito Crimi e Roberta Lombardi, che non sentono Beppe Grillo da una settimana.